Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, come sempre Angel 3 Dark 3, Welcome in the Dark, sempre sull'angolo dell'unboxing con un nuovo video acquisti. Questo è un video acquisti di una collector edition, sto parlando di una collector per PlayStation 4, molti miei colleghi su YouTube già l'hanno fatta, io ho dovuto aspettare un pochino di più, però sono riuscito a pagarla molto meno di altri, l'ho presa solo a 130€, un bel colpo devo dire. Questa usciva il 7 di dicembre, oggi siamo il 9 dicembre e sto parlando di, faccio vedere, già dallo scatolo si intuisce qualcosa, guardate quanto è grande, apriamo. Tanto ditemi se si vedono meglio così i video, perché ho montato le luci lì dietro e lì sotto, luci dappertutto. Mi sto anche attrezzando per prendere la nuova videocamera. Oppla! Ecco qua il super mega paccone che aspettavo. La Collector Edition di The Last Guardian. Adesso la metto un attimino. Ok, intanto ho fatto danno. Come sempre. Togliamo lo scatolo. Togliamo gli occhiali. E questa qua è la Collector Edition di The Last Guardian. Bello vedere che la scritta è in rilievo. Lo scatolo è perfetto, mi è arrivato in ottime condizioni. Questo è il bordo. L'altro bordo con il nome. Qua possiamo vedere già 4 screenshot e il contenuto della confezione, che sono The Last Guardian su Blu-ray disc con steelbook, statuetta premium di Trico, quindi una statuetta abbastanza buona, custodia steelbook, il libro The Art of the Last Guardian, foglio di adesivi, colonna sonora in digitale, peccato, la volevo fisica, confezione da collezione. Va bene, andiamo subito a effettuare l'unboxing, spacchettiamo il tutto. Che dire, dopo 12 anni d'attesa finalmente The Last Guardian esce. All'inizio doveva uscire su PlayStation 3, poi diciamo ho avuto un trascorso abbastanza travagliato questo gioco e alla fine è arrivato da noi senza non poche fatiche su PlayStation 4. Quindi di quel che si dica che c'ha problemi con con il frame rate ballerino di qua e di là, cazzi e mazzi, a me non importa, ho aspettato veramente troppo per sto gioco. Wow, si apre così. Forse apro solo un lato, l'altro lato non lo apro, se riesco la esco da qua. Abbastanza duro la parte interna, sarà fatta di plastica, non lo so. Allora vediamo se esce. Ok, sì, sta uscendo il parto, siamo riusciti, perfetto. Japan Studio, dai produttori di Ico e Shadow of the Colossus, The Last Guardian, l'ultima loro fatica. Bella in questa specie di, questo non è in rilievo però è, anzi no, è in rilievo però un rilievo diverso, tipo plastico. La scatola sembra fatta di legno ma è plastica, però è duro, una plastica abbastanza buona, resistente. Andiamo subito a spacchettare il contenuto. Mi dovrò, ma si apre così come un baule. Aspettate che lo giro verso di voi. Ecco qua. Si apre così e dentro possiamo trovare subito l'artbook. Sembra appiccicoso, non so dire al tatto. Strano. The Art of the Last Guardian. Un po' di pagine bianche, ok, spoiler che ci saranno sicuramente sull'artbook, concept art del design degli ambienti, infatti concept artwork. Queste non so se sono spade o lance, no, lance. Ok,
alcuni disegni, bozzetti preparatori. Molto fighi, devo dire. Molto molto bello. Sto vedendo che adesso si vede meglio così, ok. Dovrò cambiare, mi sa, posto per fare video. Questa inquadratura è un po' piccola, lo so. La carta è molto buona, è carta fotografica lucida. Questo è, diciamo, la progettazione di Trico. Molto bello. Gli arti inferiori a forma di zampe di gallina. Ecco qua. Grandezza naturale. Il ragazzino e la bestia. C'è una pagina che non vuole aprirsi. Se ora la rompo in diretta bestemmio. Ok, no, ce l'ho fatta. Molto molto figo. Bello vedere anche il comportamento dell'animale nei confronti del ragazzino, che alla fine si, diciamo, diventeranno amici, si addomesticherà, si lascerà addomesticare, perché all'inizio sarà un po' diffidente. Questa è una vera perla, peccato per chi ha solo Xbox non godere di questi giochi. Infatti consiglio di essere multipiattaforma e comprare un po' tutte le console, così avere da una visione, diciamo, ottimale. Storyboard molto figa. Gli occhi rossi come i mostri. Guardi, è bello questo artbook, era tanto che non ne sfogliavo uno. Poi è abbastanza grande. Ora siamo quasi alla fine, vedrò quante pagine sono. Come sempre con una mano è difficile fare il tutto. Dovrebbero essere 69 pagine, 70 pagine. Boh, sul sito dicevano 200 pagine. Non lo so. Eccolo qua. Marchiato PlayStation. La Sony va molto fiera di avere questa esclusiva. Questi sono gli adesivi. Qua il codice per scaricare la colonna sonora e il tema in digitale. Allora, vediamo di non far danno. Mi organizzo meglio. Così. Qua troviamo il gioco in steelbook. Meno male che in italiano anche dietro. Di solito fanno le steelbook in inglese, invece questo è completamente in italiano. Ok, andiamo subito a spacchettarla. Adesso vi farò anche vedere una panoramica della stanza, visto che mi è arrivato il TV. Meno male che stavolta la CIA è incollata dentro e non nella pellicola. Molte volte fanno così e mi girano abbastanza i coglioni. Un ragazzo incontra una misteriosa creatura piumata. I loro destini si intrecciano. Ecco qua, fa vedere. Qua spiega un pochettino brevemente il rapporto fra la creatura e il ragazzino. Ora sarà un'impresa uscire questa steelbook, perché è talmente incastrata. Ho paura di spaccare la parte in cartoncino. Che palle quando mi mettono così. Ok, ce l'ho fatta. Questa è la steelbook, un grigio. Sembrava bianco, invece no, bianco è solo il cartoncino, poi la steelbook è grigia. Questa è la spalla, The Last Guardian PS4. Metti a fuoco. Ok. Altro codice per scaricare il tema. E questo qua è il disco di gioco. Il ragazzino con la piuma. Vediamo se
ha una back cover, mi sa di sì. Eccola qua, molto figa. Qua in basso vediamo il ragazzino. Intanto Maria, qualche messaggio, non so. Per fortuna c'ho il silenzioso. Spero di non aver fottuto l'inquadratura. Ok, è rimasto solo il pezzo forte di tutta la collector. Abbiamo visto tutto. Oh mio Dio, non ci credo. Ok, sapevo che era grande, ma non così fottutamente grande. Davvero. Guardate qua. Mamma, fa impressione, veramente, fa paura. Cazzo. Cazzo. Ok, il diorama fa cagare la plastica, mi sa. Fa un po' cagare, ma la statua che c'è sopra. Last Guardian, ok, originale, qua è tutto quanto abitato. Cazzarola, è grandissima. Sembra veramente viva, è vera, pure il piumaggio. Non ho mai visto una statua così grande, veramente. Cioè, sì, le ho viste, però così fatte bene come questa. Ora capisco perché c'è scritto premium. Davvero, è qualcosa di eccezionale. Ragazzi, se dovete prendere questo gioco, prendete la versione collector, perché veramente ne vale la pena. Ok, agli occhietti chiusi. Eccomi ragazzi, ho avuto un piccolo imprevisto con le ciglia. Gliel'ho rincollata, eccola qua. In alto, ce l'ha tutte adesso. 3 sul muso e 2 sulla testa. Non so se si riesce a vedere. Comunque è fatta veramente benissimo. Poi qua davanti c'è scritto The Last Guardian, l'ultimo guardiano. Io spero che si apprezzano i dettagli. Però con la mia videocamera non so tanto se si vedono. Ho cercato di mettere più luce possibile, ma è veramente enorme. Guardate. Stupenda, veramente. Allora, mancherebbe solo un attimino. Passiamola qua. È larga quasi quanto una mini pizza. No, quasi quanto una pizza normale, forse. Una pizza e mezza. Allora, qua il nastro isolante non manca mai. Ok, e qua c'è la minifigure del ragazzino. Mettiamola un attimino qua. Dentro possiamo trovare della droga che è... Anzi, no uno, ma bensì due pacchetti di droga. Che non basta mai. Mettiamola dentro. La nascondiamo così, con questa plastica, così Narcos non la troveranno mai. Andiamo a montare il ragazzino sulla testa di Trico. Il ragazzino forse è quello che ha fatto peggio. Allora, è un'impresa ora montarlo, perché anche se sei piedi non sono combacianti perfettamente questi del ragazzino. Ok, mi sbagliavo, adesso sono perfetti. La statuetta del bambino è molto fragile, quindi quando la mettete, mi raccomando, non forzatela troppo. E questa è la statua completa. Molto molto figa, bellissima raga, stupenda. Adesso poso qua
l'action figure, la figure statica di Trico e il ragazzino. Sperando che non cada, mettiamolo così. E questo era l'unboxing di The Last Guardian. Non so quanto è durato, ma pazienza. Adesso vi faccio vedere invece la mia sala giochi, tutto quanto la mia stanza. Questo è il mio primo TV, dove sta scorrendo il mini NES. Questa è la postazione che avevo fatto vedere in qualche video tempo fa, completa. Wii, GameCube, mini NES, Xbox 360, simbolo di Batman che si accende, dillo il mini NES Yoshi che si accende la mela. Accanto al simbolo di Batman possiamo trovare un visore VR per smartphone. Poi in basso PlayStation 3 60 GB retrocompatibile, PlayStation 2 FAT, PlayStation 1. E là laterale la prima Xbox, la FAT, quella enorme. Ok. Figata, Donkey Kong. Mamma mia, bei tempi. E questo è il mostro di televisore che ho preso. Un 55 pollici full sì, full HD, Ultra HD OLED LLG B6V. Molto molto figo. Potete ammirare i dettagli. Si vede benissimo con HDR completo. Vi faccio vedere anche quanto è sottile, raga. La parte più grossa, più cicciotta è là in fondo. Qua è veramente sottile, raga, guardate. Quanto un foglio di carta, solo 4 mm. Lì sul piede possiamo notare, se riesco vi faccio vedere la scritta OLED. Eccolo qua, OLED. Abbiamo le telecamere, quella della Xbox One, il sensore della Wii, della vecchia Wii che va pure sul Wii U, la telecamera della PlayStation 3 e la telecamera della PlayStation 4. Ci sono tutte. Questo è un cavo VGA, se poi voglio collegare questo monitor o l'altro monitor con il computer, ma penso che collegherò direttamente l'HDMI per far prima. E niente, lì ho messo un po' i giochi in ordine: PlayStation 4, sotto Wii e Wii U, e là sopra Xbox One. Quelle delle console che ormai sapete tutti: PlayStation 4 Pro e Xbox One 2 TB di Gears, molto fighe. PlayStation 3 in basso e Wii U. E qui possiamo trovare la mia postazione The Racing con un volante della Xtreme. Non è tanto buono, ma diciamo per i giochi arcade va più che bene. È un punch dove ci si può sedere comodamente e giocare con col volante. Ecco qua, questa è tutta la stanza enorme, come sta avvenendo, molto figa secondo me. Questo TV veramente, raga, è magnifico. Non so cosa sia successo, ma si è stoppato il video. E quindi niente, raga, questo era un po' tutto il video unboxing di The Last Guardian. Forse è andato un po' per le lunghe, vedrò di sfoltirlo un po' poi in fase di montaggio. Io e la statua vi salutiamo. Adesso la metto qui in bella mostra, fighissima. Diamo una giratina, così è perfetto. E come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto, supportate il canale con un bel pollice in su, un commentino, un'iscrizione al canale, e alla prossima. Ciao ragazzi, bye!